Gli ingredienti per il nostro gelato pop sono: utilizzeremo 200 g di Philadelphia, 100 ml di panna fresca, 50 g di zucchero, dei popcorn non salati e per finire una glassa al caramello. Per prima cosa montiamo la panna. Ora che avrete montato la panna, aggiungiamo lo zucchero e la Philadelphia. Ora mettiamo il nostro composto in una ciotola e mettiamo nel congelatore per almeno 30 minuti. Ecco qua, trascorsi i 30 minuti, riprendiamo la nostra mousse e cominciamo a metterlo nei bicchieri. Mettiamo un po' di popcorn non salati. Aggiungiamo del caramello. Gli ingredienti per i nostri biscotti fresh sono 160 g di Philadelphia, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di zucchero a velo, 6 biscotti Digestive, e menta e lamponi, quanto basta. Come primo passaggio lavoriamo la Philadelphia con lo zucchero a velo e il succo di limone. La nostra crema di Philadelphia è pronta, ora lo metteremo dentro una sacca a poche. Io utilizzerò questo tipo di beccuccio liscio. Mettiamo ora la crema a forma circolare sui biscotti. Ora guarniamo con lamponi e foglioline di menta. Gli ingredienti per la preparazione della nostra mousse di Philadelphia e composta di mirtilli sono: 250 g di ricotta, 250 g di Philadelphia, la scorza grattugiata di mezzo limone, composta di mirtilli quanto basta, amaretti quanto basta, all'incirca 2-3 amaretti per ogni bicchiere, e 50 g di zucchero a velo. Primo passaggio, mescoliamo insieme la Philadelphia, la ricotta e lo zucchero a velo. Mescoliamo bene. Ora grattugiamo il limone, possibilmente non trattato, metà. Ora mettiamo il tutto in una sacca à poche. Sbriciogliamo gli amaretti sul fondo del bicchiere, grossolanamente. Aggiungiamo 2 cucchiaini di composta di mirtilli. Ora prendiamo la sacca à poche e mettiamo il primo strato di mousse.
Adesso sbricioliamo di nuovo un amaretto. Mettiamo al centro un cucchiaino di composta di mirtilli. Ora riprendiamo la sacca poche e facciamo tutti ciuffi di crema per decorare. Amici, vi sono piaciuti i nostri dolci? Beh, sono sicuro che avrete l'acquolina in bocca. Iscrivetevi al nostro canale per tante buone ricette. Ciao!